Ah, buongiorno a tutti, iniziamo questa conferenza stampa per presentare questo nuovo volume di Chiara Giacobelli su 100 cose da sapere e da fare ad Ancona e nella Riviera del Conero. Ecco, questo volume è un volume importante che mette in evidenza le grandi opportunità che abbiamo di offerta da un punto di vista turistico e culturale. Quindi ringrazio intanto per aver chiesto di presentare questo volume qui in Regione, perché comunque noi siamo a disposizione come ente proprio per aiutare insomma, sia i giovani editori, ma soprattutto per promuovere sempre di più queste bellezze del nostro territorio che anche grazie attraverso queste opere appunto abbiamo l'occasione di mettere sempre più in evidenza. Quindi ringrazio anche il comune di Ancona che comunque ha accettato di sostenere questa pubblicazione, visto che è stata fatta anche in altri comuni e spero che si allarghi a tutte le province proprio per dare la possibilità a tutto il territorio delle Marche di mettere in evidenza, no, tutte le i posti, i 100 posti da visitare in ogni provincia, in modo che così almeno si completi proprio questa sorta di catalogo alla fine che può diventare anche, no, regionale. Quindi ecco, complimenti ancora. Come regione stiamo mettendo in campo delle azioni strategiche di rilancio turistico che sono collegate alla cultura. Quindi stiamo mettendo ecco, in campo delle azioni soprattutto che mettono in evidenza l'importanza di fare rete. E questo lo stiamo facendo sia per quanto concerne la rete museale, sia per quanto concerne la rete teatrale, anche adesso con la candidatura dei teatri alla candidatura UNESCO, ma anche attraverso tutte le strategie che poi dopo stanno dietro a questa candidatura, perché per esempio adesso a breve usciranno dei bandi proprio indirizzati agli enti locali per creare sempre più sinergia tra loro e per progettare insieme anche le direzioni artistiche teatrali, proprio perché abbiamo capito che facendo dei lavori in sinergia i risultati si ottengano e si potenziano. E quindi stiamo andando, passiamo da un campanilismo, insomma, che prima veniva vissuto, a invece un nuovo spirito collaborativo. Quindi, anche se le Marche sono una regione al plurale, hanno capito, ecco, questo spirito di fare rete e di collaborare. Quindi adesso a breve avremo anche il salone del libro dove potremmo presentare, no, tanti volumi che mettono in evidenza sia i nostri scrittori marchigiani, ma ecco anche tante opere che narrano la bellezza della nostra regione, sia a livello fotografico sia a livello turistico. E quindi ecco, sono tante le iniziative che stiamo mettendo in campo. Di recente abbiamo partecipato alla BIT con insomma, un grande riscontro anche positivo per la nostra regione e quindi ecco, come Regione Marche siamo a disposizione sicuramente per queste iniziative così importanti che vanno nella stessa direzione perché ecco, significa che poi ci sono persone come Chiara che insomma tengono al territorio e fanno appunto lavori che servono proprio alla promozione del territorio. Quindi per questo la ringrazio ancora e faccio i miei migliori auguri per la diffusione di questa nuova proposta editoriale e quindi ecco, sono sicura che ci saranno anche ulteriori comuni, enti che aderiranno al progetto. Quindi grazie e lascio la parola, penso, all'assessore alla cultura del comune di Ancona. Ah, va benissimo, ok.
Eccoci qua. Mi sentite? Sono un po' meno in confidenza con questi mezzi. Sono Salvatore Passaretta, responsabile commerciale della casa editrice Raffaello, del gruppo editoriale Raffaello. E sono qui oggi a rappresentanza ovviamente della casa editrice che ha pubblicato con davvero gioia e disponibilità la collana Il progetto editoriale 100 cose da sapere e da fare, assieme a Chiara Giacobelli, giornalista e scrittrice che sicuramente ha dato modo di esprimere il suo dinamismo all'interno di questa collana, che è arrivata ormai al terzo e non ultimo volume, per l'appunto quello dedicato alla Ancona, alla provincia di Ancona, alla Riviera del Conero, dopo aver affrontato, esplorato le bellezze di Senigallia e di Pesaro. È una collana che, come dicevamo, non si esaurirà certo qui, poiché i posti, le bellezze, le eccellenze del nostro territorio regionale sono talmente tante che davvero ci si potrebbe sbizzarrire su una collana per ancora molti anni, diciamo così. Due parole sulla nostra realtà aziendale come casa editrice. Noi siamo una casa editrice che ha consolidato la propria identità nel mercato dell'editoria scolastica per ragazzi. Siamo leader da molti anni in questo settore e siamo una realtà dinamica, sempre, come dire, che cerca di fronteggiare con notevole entusiasmo e in espansione comunque quelle che sono le tante molteplici sfide, diciamo così, di questo mondo. L'esperienza però di 100 cose rappresenta un ulteriore tassello, diciamo così, percorso aziendale per noi. È il risultato un po' della volontà di rafforzare il legame con il territorio a livello, per l'appunto, di catalogo di pubblicazioni editoriali, di rafforzare questo legame con un territorio così pieno di eccellenze, come dicevamo, e anche di tantissime storie da narrare, ovviamente dietro questo patrimonio così sterminato. In quest'ottica, tra l'altro, mi piace ricordare che all'interno della holding del gruppo Raffaello fa parte anche il Raffaello Hotel, quindi un ulteriore investimento a Senigallia da parte del Cavalier Bastianelli, proprio nell'investire su quello che è l'eccellenza comunque della nostra regione. Che cos'è per noi questa collana? È in effetti il risultato di, come spesso capita, sempre un po' una buona analisi di quello che, innanzitutto, da appassionati di libri ci guardiamo intorno e abbiamo pensato, assieme comunque a Chiara, che mancavano in effetti dei volumi di questo tipo, volumi agili, pratici, essenziali nella, come dire, nella connotazione dei tanti punti interessanti che possono presentare, e utili un po' a tutti quanti, in primis ovviamente ai tanti turisti che affollano fortunatamente la nostra regione, ma anche, perché no, a tanti concittadini residenti che vogliono saperne di più, ovviamente con delle schede molto essenziali e pratiche, come dicevo, dei tanti punti notevoli comunque della nostra città e delle altre città della regione. E quindi in effetti la collana rappresenta un po' questo tipo di percorso, la cura editoriale da una parte e ovviamente la volontà di farsi un pochettino volano anche di tutto quello che è il patrimonio culturale e artistico. Il cardine, per l'appunto, è questa essenzialità basata sulle 100 cose, da cui si può ovviamente far partire tutta una serie di digressioni, anche concretamente parlando, viaggiando e sbizzarrendosi a vedere chissà quante cose sul territorio. E per questo ci auguriamo che il libro già diffuso e la collana già diffusa e distribuito ovviamente su tutti i punti vendita più o meno canonici, diciamo così, della nostra filiera, sarà chiaramente uno strumento utile per chiunque voglia saperne di più. Ci tengo ovviamente anche io a ringraziare, a nome della casa editrice, le istituzioni che si sono rese disponibili nella fase di realizzazione della collana e che stanno, come l'appuntamento di stamattina dimostra, promuovendo non solo la bellezza del nostro patrimonio culturale, ma anche i tentativi di valorizzarlo attraverso delle pubblicazioni di carattere editoriale. Quindi ripasso la parola ai rappresentanti della città e vi ringrazio chiaramente per l'attenzione.
Sì, buongiorno a tutti e tutte. Dunque, io ringrazio anzitutto la Regione e l'assessore Latini per ospitare questa conferenza stampa, perché è abbastanza significativo il fatto che sia la Regione ad ospitare una collana che si occupa delle città della Regione. È significativo perché dal punto di vista turistico, anche per legge, la Regione è un po' la grande madre delle politiche turistiche nelle Marche. È quella che determina la strategia turistica regionale e che poi agisce dal punto di vista anche di marketing e di azioni dirette e di rapporti con l'esterno, agisce mettendo in atto queste politiche. E, ai comuni spetta un lavoro diverso, che è il lavoro di accoglienza naturalmente, è il lavoro di sviluppo delle politiche di accoglienza e in qualche modo il compito che i comuni si danno, chi più chi meno, di essere sempre più attrattivi, di essere sempre più ospitali, di essere sempre più in grado di avere a che fare con un turismo che è un turismo articolato, complesso, che ha richieste molto diverse rispetto al passato e che quindi richiede un dialogo costante. Diciamo che ci sono tre poli, qui a questo tavolo a me sembra che ci siano tutti, è una cosa molto bella, cioè c'è questa Regione che comprende le politiche turistiche del territorio, poi però c'è una parte che non è negli enti pubblici ma è nell'iniziativa privata, l'iniziativa privata che decide di scommettere sull'attrattività di un territorio e quindi fa sua la politica turistica del territorio. In questo caso è la casa editrice e sono la casa editrice e l'autrice a mettere in campo un prodotto di valorizzazione del territorio e a proporlo e a parlarne con gli enti pubblici. Il primo ente pubblico è il comune perché è quello interessato, ma poi naturalmente questa può diventare una strategia di tutto il territorio regionale, come sta succedendo, perché sono vari comuni, arriveranno altri comuni, i capoluoghi di provincia sicuramente, e questo significa che da un'iniziativa privata si sviluppa, o meglio si coordina sempre di più, un'attività pubblica per rendere il nostro territorio sempre più ricco di turismo e sempre più vario nelle politiche turistiche. Questo dal punto di vista dell'operazione, che a me sembra particolarmente virtuosa, quindi mi piaceva sottolinearlo. Ci sono tanti attori, ognuno ha fatto la parte sua, diciamo. E, poi, dal punto di vista di Ancona, invece, del volume specifico, che dire, il volume è un bel volume perché rappresenta bene la poliedricità della città. Ancona ha questa particolarità, è un capoluogo di regione, ma è una città di 100.000 abitanti, non di più, e quindi è un capoluogo di regione di dimensioni esigue rispetto al numero di abitanti, che ha in corpo la maggior parte dei servizi, diciamo così, anche territoriali, provinciali, in alcuni casi regionali, e quindi in qualche modo è un capoluogo che ha l'obbligo, e noi come amministrazione questa cosa l'abbiamo sempre sentita molto, in particolare devo dire anche nel settore culturale, cioè l'obbligo di mettersi a disposizione del territorio, cioè non è una città che è chiamata a primeggiare, ma è una città che è chiamata ad essere a disposizione con tutti i suoi servizi, i suoi spazi, le sue attività, le sue possibilità, a disposizione di un territorio regionale che, non dimentichiamoci, ha appena 1,5 milioni di abitanti e quindi in proporzione il ruolo del capoluogo è un ruolo di servizio nei confronti della Regione. È anche però una città molto particolare, naturalmente adesso non mi metto a fare la guida turistica di Ancona, però è una città molto particolare perché ha avuto una storia complessa, singolare, come capita quasi sempre alle città di porto, perché sono città che sono sempre state attraversate, diciamo così, hanno sempre incontrato, sono sempre frutto di una sorta di meticciato, e quindi è una città che ha una storia particolare, ha un patrimonio particolare, ha subito delle devastazioni assolutamente uniche nel corso soprattutto del Novecento, pensiamo al fatto che è stata una delle città più bombardate nella Seconda Guerra Mondiale, ha subito naturalmente il terremoto, ha subito la frana, e quindi ha anche bisogno in qualche modo più di altre città di essere raccontata. C'è un filo che attraversa tutta la città, questo filo però che attraversa tutta la città va in qualche modo narrato, raccontato. La presenza di prodotti come questi per noi è particolarmente importante anche per questo. Negli ultimi anni è una città che è cresciuta molto turisticamente, noi stiamo sviluppando una serie di servizi di accoglienza anche con la Regione naturalmente, e stiamo sviluppando una serie di politiche di marketing turistico che accompagnano questa crescita. È una crescita che deve essere di tutto il territorio, quindi chiudo tornando un po' all'inizio del mio discorso,
la crescita deve essere di tutto il territorio, cioè delle case editrici che lavorano alle guide, degli autori, delle autrici, degli operatori, degli albergatori, dei soci dell'area del Conero, naturalmente degli altri enti pubblici. Se la crescita è di tutto il territorio, turisticamente ogni città è in grado di svilupparsi e di essere più attrattiva. Il patrimonio lo abbiamo ad ogni metro che facciamo a piedi, nella nostra città come nella maggior parte delle altre, anzi in tutte le altre città delle Marche, e quindi da quel punto di vista non ci manca nulla. Quello che ci serve sempre di più è una politica di territorio, dove privato e pubblico lavorano sempre fianco a fianco, sapendo che uno non può fare a meno dell'altro e uno non può aspettarsi tutto dall'altro, ma un pezzo di lavoro. Quindi io mi auguro che iniziative come queste aiutino anche a comprendere questo tipo di strategia. Buongiorno a tutti. Allora, io innanzitutto ci terrei davvero tanto a ringraziare la Regione per averci ospitato qui e in particolare l'assessore Latini, sia per aver riconosciuto la valenza regionale di questa collana, che non era né scontato né banale che fosse poi appunto riconosciuta in quello che abbiamo fatto, ma tra l'altro c'è stato anche un trascorso per cui l'assessore ha firmato anche la prefazione del mio precedente libro Le Marche Romantiche Misteriose, quindi insomma è molto piacevole per me poter collaborare una seconda volta. Secondo ringraziamento va sicuramente al Comune di Ancona, a Paolo Marasca, ma in generale a tutto il Comune, perché devo dire che siamo stati assistiti dall'inizio alla fine nella ricerca delle immagini, nella stesura dei contenuti insieme, nella ricerca anche delle persone che mi potevano accompagnare per andare poi a vedere i luoghi, perché libri del genere sembrano piccolini, semplici, ma ci si mette parecchi mesi a farlo e c'è bisogno di persone esperte. Ovviamente un giornalista non può conoscere tutti i territori, quindi ha bisogno delle realtà locali che lo sostengono, e il Comune di Ancona è stato sempre molto presente e ringrazio ovviamente la casa editrice che ha creduto in questa collana sin dall'inizio, essendo anche appunto lungimirante in un certo senso, e non ci saremmo mai aspettati che poi si sarebbe arrivati a questo punto. Colgo l'occasione per annunciare che a Natale uscirà 100 cose da sapere e da fare ad Ascoli e nel Piceno, proprio perché stiamo continuando ad andare avanti. E ringrazio voi giornalisti, perché da giornalista so benissimo che queste iniziative senza la stampa non hanno valore, non hanno visibilità, non arrivano alle persone, quindi ringrazio tutti quelli che sono presenti, ma anche quelli che non sono potuti venire oggi ma ci hanno già assicurato articoli e servizi. Detto ciò, noi presenteremo il libro giovedì 5 alla Mole Vanvitelliana, in un contesto bellissimo all'interno della mostra Terra Sacra. Sarà l'occasione sia per vedere la mostra, che è arrivata negli ultimi giorni, sia per presentare il libro, ma anche per proiettare alcune delle foto che si trovano all'interno di questo libro, che sono state fornite da Enzo Torelli. Enzo non è l'unico fotografo che ha collaborato con noi, ce ne sono diversi e la parte grafica è molto importante in tutta la collana, e in questo caso proprio per questo abbiamo voluto unire le due cose, quindi presentare non soltanto la parte editoriale ma anche le immagini attraverso una piccola mostra nella mostra, che è digitale, e quindi andranno le sue foto molto belle di paesaggi marchigiani e anconetani. Quindi invito tutti a partecipare all'evento del 5, ci teniamo molto. E l'altra cosa fondamentale che vorrei dire, sì? Alle 18, poi magari inizieremo qualche minuto dopo, però l'entrata, l'ingresso diciamo alle 18, sono dimenticato altro. Comunque sul sito della Mole trovate proprio il link per potersi registrare, perché va fatta una registrazione.
E l'altro ringraziamento molto importante per questo volume va agli sponsor privati che lo hanno appoggiato, perché un libro del genere, insomma, ha bisogno sia per la quantità di ricerche da fare che per la bellezza della carta usata, delle foto, di tutto il lavoro che c'è stato dietro, di grandi risorse. Li cito velocemente, sono la Inno Living, Umani Ronchi, The Big In Hotels, il gruppo Gabrielli e Luca Paolo Rossi. Qua con noi ci sono Francesca Pagnoni, che rappresenta Umani Ronchi e il gruppo The Big In Hotels, altri sono collegati, altri saranno presenti il 5. Ad ogni modo è essenziale, la loro presenza è stata essenziale per realizzare questo libro. Detto tutto questo, dico soltanto qualcosa in merito a ciò che troverete all'interno del libro. Abbiamo cercato di raccontare Ancona a 360 gradi, ovviamente 100 cose sono troppo poche. Io avevo iniziato nel 2011 pubblicando 101 cose da fare nelle Marche almeno una volta nella vita, e la prima cosa che mi ero accorta era che erano davvero troppo poche per una regione come le Marche. Questa collana ci permette di entrare nello specifico, ma sono ancora troppo poche. Ad ogni modo, tante cose sono rimaste fuori. Abbiamo cercato di raccontare la storia, ci sono molti capitoli dedicati alla storia perché, come diceva l'assessore, Ancona è una città che ha vissuto degli eventi molto importanti, e quindi li abbiamo collegati ai luoghi, raccontando non solo fatti veri e propri storici, ma anche leggende, aneddoti, curiosità. C'è una parte enogastronomica, una parte legata all'artigianato, all'arte, all'architettura, alla cultura, ai festival, a Marche Teatro, che ovviamente è una realtà molto importante a livello teatrale, e poi tante curiosità che magari gli anconetani stessi non conoscono. Da qui ci siamo poi allargati ai quartieri di Ancona, che di solito non vengono mai nominati, citati, invece noi abbiamo voluto proprio ridare valore e visibilità al Poggio, a Varano, mettendo anche, non so, delle cose un po' particolari come comprare l'ottimo pane fresco nella frazione di Varano, quindi queste attività che riguardano Pietra la Croce, da cui si parte per tanti sentieri. E poi la Riviera del Conero, ovviamente, su cui ci siamo concentrati non soltanto sulle spiagge più note, i borghi più conosciuti, ma anche tante attività sportive, ricreative, alternative, come andare in deltaplano al Monte Conero o le escursioni con il cavallo, il trekking, la Conerito, che è questa passeggiata da mare che si va da Ancona a Porto Novo, un po' a nuoto e un po' passeggiando, la passeggiata da mare a mare ad Ancona, insomma ci sono veramente anche tante attività particolari, fino ad arrivare alla alla provincia con i luoghi principali, Iesi, Corinaldo, i castelli di Arcevia, le grotte di Frassassi, le grotte di Camerano, di Osimo, che riteniamo insomma possano essere interessanti per i turisti. Quindi in conclusione l'idea era quella di fare un libro che fosse adatto sia ai cittadini che magari vogliono scoprire meglio la propria città. Abbiamo dedicato dei capitoli ai personaggi storici, anche un po' dimenticati, uomini, ma soprattutto anche le donne, perché ci interessava porre l'accento proprio sull'aspetto femminile. E quindi abbiamo parlato, poi lo potrete vedere, di alcune donne che hanno lasciato il segno ad Ancona. Alcune sono completamente cadute nell'oblio, ma in realtà hanno avuto un ruolo importante. E insomma, quindi da una parte il cittadino stesso, dall'altra parte il turista che viene in vacanza per qualche giorno o che resta più tempo e che quindi si trova uno strumento che è accessibile, con un prezzo adatto a tutti e anche molto piacevole da un punto di vista estetico, grafico. Abbiamo lavorato tanto sulle immagini, per questo ringrazio Enzo Torelli e gli altri fotografi che ci hanno dato tutte le immagini, perché un libro del genere non è
solo contenuto, ma è anche grafica, immagini, riferimenti utili, mappa, e quindi c'è davvero un vademecum che in poche pagine racchiude tutto.